quanti hanno da qualche tempo la responsabilità della guida politica del Paese è quello di riuscire a modernizzare l'ordinamento, realizzando riforme di settori strategici, dal mercato del lavoro alla scuola, che contrariamente a quello che accadeva ieri, secondo loro, dovrebbero aiutare la comunità nazionale a tenere il passo dei tempi nel contesto più ampio, globale, a partire da quello europeo nel quale siamo inseriti, qualcuno potrebbe dire incastrati. Seguendo questa impostazione occorre peraltro superare, prima di ogni altra cosa viene detto, i guasti di una organizzazione costituzionale e amministrativa sclerotizzata che costa troppo e non è affatto funzionale, dunque è inefficiente, a danno in particolare delle generazioni più giovani, i cui diritti sono fatalmente negati o sacrificati, lasciando inalterato lo status quo a vantaggio di apparati clientelari e di quanti lucrano su rendite di posizione che drenano risorse pubbliche che sarebbe bene sottrarre loro e indirizzare altrove. In realtà, coloro i quali osteggiano, pur se da posizioni diverse, il percorso riformatore avviato in questa legislatura, decollata dopo le iniziali incertezze con la formazione del governo Renzi, 22 febbraio 2014, vengono accomunati nella categoria degli spocchiosi conservatori e ostinati difensori di ingiusti privilegi sociali ed economici, soggetti pertanto che, mettendosi di traverso rispetto alle riforme, il partito del no, ostacolerebbero la possibilità di ripresa del Paese, nel quale andrebbe finalmente trovato il modo di riconoscere il merito di coloro i quali restano ingiustamente esclusi da sbocchi professionali cui aspirerebbero, avendo le carte in regola, o per altri versi di quanti sono poco valorizzati all'interno dell'amministrazione nella quale lavorano. Questo approccio, se guardiamo al mondo della scuola pubblica, è fatto valere a vantaggio dei giovani laureati disoccupati che desidererebbero ottenere un posto di ruolo, a prescindere dalla condizione nella quale versano i vecchi precari, come pure è rivolto a vantaggio dei docenti più bravi, la bravura resta sempre difficile da quantificare obiettivamente, che non vedrebbero riconosciuti i loro meriti essenzialmente economici, lavorando insieme a scansafatiche o poco qualificati colleghi che percepiscono gli stessi emolumenti dei primi. Se tuttavia questa è la premessa dalla quale muovere, è naturale che la spocchia dei conservatori del no finisca per essere in qualche modo alimentata da asserzioni che appaiono generiche e qualunquiste, peraltro da tempo udite nei bar e nelle barberie del paese, ma che oggi, ecco la novità, camminano speditamente con le gambe della politica vincente. Piaccia o non piaccia, si è comunque avviata in Italia una corsa contro il tempo per rendere fruttuosa questa legislatura, che si conclude nel 2018 e che ha pertanto assunto, come è noto, una caratura costituente, almeno stando a quello che viene dichiarato dagli attori protagonisti di questa, tra virgolette, fase storica. E ciò, sebbene il voto politico generale, 23-24 febbraio 2013, avesse certificato una crisi irreversibile del bipolarismo italiano e lo sfarinamento del sistema politico sottostante che aveva mosso i primi passi a partire dal 1994, la cosiddetta Seconda Repubblica, sistema politico a tal punto imballato da doversi riaffidare la Presidenza della Repubblica al presidente uscente, Napolitano, rieletto in modo inedito il 21 aprile 2013, rieletto capo dello Stato e poi dimessosi il 14 gennaio del 2005, appigliandosi
per giustificare la stessa sopravvivenza delle Camere, oltre ogni ragionevolezza consentita, ad una espressione criptica e, se si vuole, di buon senso pratico, sebbene tecnicamente poco precisa se non errata, presente nella sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014, con la quale il giudice delle leggi considerava la legittimità operativa del Parlamento attualmente in carica, così spronato, può dirsi col senno di poi, a licenziare riforme decisive, Parlamento formatosi con un meccanismo elettorale dichiarato con quella stessa decisione non conforme ai precetti costituzionali e perciò annullato, sia pure pro futuro. Riforme dunque promosse e sostenute con forza da decisivi attori istituzionali, a cominciare dall'ex presidente Napolitano, e da svariati interpreti della politica italiana, non solo l'attuale presidente del Consiglio, che in fondo è l'ultimo arrivato, per salvare la legislatura e per far progredire la democrazia italiana, prigioniera dei suoi vecchi schemi, della sua inefficienza e prima di tutto logorata dalla sua acclarata incapacità di rinnovarsi a dispetto di tante parole ed energie spese negli anni passati, si pensi tra gli anni 80 e 90 alla stagione delle commissioni bicamerali, energie spese a progettare mutamenti istituzionali, a cominciare dalle agognate riforme costituzionali che, secondo la vulgata di oggi, di chi oggi esprime il governo del Paese, rappresentavano sotto sotto per molti e non solo gli esponenti politici uno strumento di distrazione di massa. Questa ennesima schematizzazione è, almeno per me, inaccettabile e rischia artatamente di occultare l'impegno di chi da sempre ha denunciato la strumentalità diventata di riformismo modaiolo, specie sul terreno costituzionale. E penso proprio alle bicamerali, in particolare l'ultima presieduta da D'Alema e miseramente naufragata nella XIII legislatura, che piuttosto, e proprio sul piano culturale, rappresenta la furbesca giustificazione dalla quale muove agevolmente il riformismo del governo in questo tempo. E tuttavia è inutile ribadire che chiunque, specie se costituzionalista, valuti con perplessità o peggio con preoccupazione le riforme che sono state varate o quelle che la cangiante maggioranza parlamentare si accinge ad approvare, finisce per essere considerato come esponente di uno scetticismo deleterio. A tal proposito si parla di costituzionalismo ansiogeno, come soggetto politicamente prevenuto nei confronti di chi si impegna con grande energia, confortato dalla forza dei fatti, che poi sarebbero i voti favorevoli espressi dalle Camere, la cui genesi si è ricordata, a cambiare in meglio, finalmente, dopo tanto illusorio chiacchiericcio, l'inerzia della stanca democrazia italiana. Se si guarda alla riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, legge 13 luglio 2015, numero 107, si deve, per coglierne il senso e la portata, richiamare il contesto istituzionale nel quale si inserisce tale legge, approvata tra la deliberazione conclusiva in prima lettura del disegno di legge costituzionale Boschi-Renzi da parte della Camera, 11 marzo 2015, e l'approvazione conforme di quel testo in seconda lettura del Senato, 15 ottobre 2015, ad appena due mesi, 4 maggio 2015, dalla deliberazione della nuova legge elettorale della Camera, il cosiddetto Italicum. La legge numero 107 del 2015 si compone di un solo articolo e di 212 commi, secondo una deleteria modalità di deliberazione parlamentare frequentemente utilizzata, che avrebbe dovuto porre qualche problema di legittimità costituzionale, a tacere delle inspiegabili ma evidenti compiacenze delle rispettive Presidente delle Camere, posto che i disegni di legge sono redatti, discussi e votati in articoli, come esplicitamente richiesto dalle disposizioni vigenti. Dicevo che qualche problema avrebbe dovuto porla questa modalità procedurale, quantomeno al Capo dello Stato, nella fase di promulgazione, e invece niente.
In sei mesi, da maggio ad ottobre 2015, dunque, si manifesta un'ondata riformatrice a tutto campo, che ha riguardato del bel mezzo della scorsa estate anche il sistema di istruzione pubblica, finalizzato a garantire l'attuazione del diritto fondamentale all'istruzione, così come delineato nella sua materialità agli articoli 33 e 34 della Costituzione. Un diritto sociale, quello all'istruzione, esattamente definito da Nadia Maccabiani, che è una giovane ricercatrice, come il filo rosso che qualifica in un circolo potenzialmente virtuoso forma di Stato, forma di mercato e forma di integrazione europea. Per chi volesse, Nadia Maccabiani, il titolo di questo articolo è La multidimensionalità sociale del diritto all'istruzione nella giurisprudenza delle corti europee e della Corte Costituzionale Italiana, un articolo del giugno del 2005 pubblicato in www.forumcostituzionale.it. Tale sistema è peraltro direttamente coinvolto nella ridefinizione a livello costituzionale del rapporto Stato-Regioni, posto che il vigente articolo 117, frutto della riforma del titolo V del 2001, assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali in tema di istruzione e alla competenza legislativa concorrente la materia istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, oltre ad affidare alla competenza esclusiva regionale il sistema di formazione professionale. Con la riforma costituzionale in dirittura d'arrivo e a breve prevista la seconda definitiva lettura della Camera e la riscrittura, tra le altre cose, dell'articolo 117, è destinata a scomparire, almeno sotto il profilo lessicale, la ripartizione tra Stato e Regioni della competenza legislativa, sia pure con la nota distinzione tra principi fondamentali statali e il resto della regolamentazione regionale, regolamentazione di una stessa materia, così che allo Stato verrebbero assegnate le disposizioni generali e comuni sull'istruzione, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, lettera N del riformulato articolo 117, e alle regioni resterebbero solo i servizi scolastici, la formazione professionale, nonché la promozione del diritto allo studio, anche universitario, sempre fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Dal che si può desumere una perseguita centralizzazione della materia istruzione, non solo di quella ovviamente, in virtù della quale può certamente irrobustirsi, quando la riforma costituzionale dovesse entrare in vigore, la base costituzionale su cui fare poggiare l'intervento operato dal legislatore nel luglio 2015, anche se la legge numero 107 non avrebbe potuto e non potrebbe al momento, come invece fa, sottrarre al legislatore regionale la possibilità di intervenire quantomeno in materia di individuazione degli ambiti territoriali sui quali incide l'organizzazione nazionale del servizio scolastico. L'autonomia scolastica, questa almeno nominalmente non pregiudicata dalla madre di tutte le riforme, si rapporterà quasi esclusivamente con la disciplina legislativa statale, il che non è detto servirà a preservarla meglio rispetto a quanto accade oggi, allorché essa si debba far valere tra due centri di produzione normativa, ma all'interno di un rapporto triangolare che attenua reciprocamente la pretesa regolativa sia statale sia regionale, rapporto destinato a divenire bipolare ma sbilanciato: da un lato la sola normativa statale, dall'altro lato la regolamentazione delle istituzioni scolastiche negli spazi lasciati liberi dall'unico legislatore legittimato ad intervenire. Se ci si occupa delle riforme in progress nell'ordinamento, a partire da quella costituzionale, che potrà succedere nel tempo alla legge numero 107 del 2015 e che potrebbe condizionarne in senso favorevole la legittimità di quest'ultima, la dimensione strumentale del diritto all'istruzione, vale a dire le modalità tecnico-normative per rendere fruibile tale diritto fondamentale, dovrebbe investire la piena responsabilità istituzionale dello Stato centrale, chiamato dunque ad assolvere compiti che vanno ben oltre
la semplice generalità delle norme sull'istruzione e la stessa determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi oggi della lettera M del secondo comma dell'articolo 117 COST. Resta da chiedersi se accollarsi in toto da qui in avanti e nella nota fase di ristrettezza delle risorse pubbliche una tale esclusiva responsabilità non appaia in stridente contraddizione con la pomposa declamazione del comma 1 dell'articolo unico della legge numero 107/2005, secondo la quale si punta alla realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Ciò non toglie che venga prevista e anzi incoraggiata la capacità delle migliori istituzioni scolastiche, evidentemente con a capo i migliori dirigenti disponibili alla bisogna, di mettersi sul mercato allo scopo di reperire propri fondi da spendere in sinergia con i propri finanziatori benefattori. La domanda da porre allora diventa obbligata: scuola aperta a chi? E inoltre partecipazione rispetto a che cosa? Ma soprattutto, è davvero questa della legge 107 l'impostazione istituzionale coerente o quella più efficace per, come si scrive, contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica? Temo che se si centralizza e accentra tutto, l'istruzione pubblica tornerà in linea di massima quella di stampo ministeriale, poco incline, a parte finanziamenti privati, alle aperture sull'esterno. Evidentemente mi riferisco ad aperture e sollecitazioni esterne di stampo culturale, e non già, per intenderci, all'alternanza scuola-lavoro finalizzata ad esigenze pratiche piuttosto che formative, le quali favoriscono, possono favorire i committenti che si avvalgono di servigi a buon mercato di studenti dirottati più per fare che per imparare. Sorgono inevitabilmente quesiti e si alimentano perplessità, quantomeno in capo a chi ha sempre ritenuto il pluralismo istituzionale espresso sul versante dell'articolazione territoriale della Repubblica, incentrato sulla valorizzazione del livello di governo regionale che contempla l'esercizio della funzione legislativa, una desiderabile e innovativa prospettiva democratica da ascrivere ai meriti storici dei padri costituenti, meriti oggi certamente misconosciuti come lo erano ieri, quando si invocavano in un delirio persino condiviso sbocchi federalisti. Una prospettiva, quella regionalista, male utilizzata e persino mortificata da una classe politica squalificata e immorale in molte delle sue componenti, anche se bisognerebbe distinguere e storicizzare le responsabilità e soprattutto evitare di confondere le patologie del sistema politico nazionale e locale con gli assetti costituzionali, che nulla a che vedere hanno con le prime. Quello che tuttavia mi pare davvero eclatante relativamente agli stessi contenuti della legge numero 107 del 2005 è la loro certificata precarietà normativa, indotta dalla contestuale amplissima delega conferita al governo, organo che nei 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, che potrebbero essere prorogati di ulteriori 90 giorni, è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge, comma 180. Una riforma che nasce riformabile nell'immediato. Se si guardano i criteri e i principi direttivi individuati dal legislatore delegante, al comma 181, le parole più ricorrenti sono riordino, revisione, promozione. Mentre il termine istituzione, più direttivo nei riguardi dell'organo delegato, si riferisce alla necessità
di approntare, apprestare un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni. E il termine garanzia, egualmente direttivo, viene collegato all'effettività del diritto allo studio da ottenere su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle blande, quelle che diventeranno blandissime, competenze delle regioni in tale materia. Questa formulazione, a mio modo di vedere, certifica che il governo dal luglio 2015 ha sostanzialmente le mani libere rispetto al Parlamento nel riordinare, revisionare e promuovere il sistema nazionale di istruzione. Lo può fare partendo dall'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sino a spingersi alla valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, occupandosi del raccordo tra i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, come pure disciplinando la promozione dell'inclusione scolastica di studenti con disabilità e la stessa valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale in ambiti svariati, dalla musica al teatro alla cinematografia. A ciò si aggiunga che entro i 2 anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi sarà possibile per il governo adottare decreti integrativi e correttivi di quelli che saranno stati nel frattempo emanati, comma 184, e che è contemplata la possibilità, direi da subito, di adottare regolamenti generali, ovvero ministeriali, non si capisce bene di quale ministero, quindi non solo del ministero dell'istruzione, per raccogliere le norme secondarie vigenti, aperte virgolette, questa è una formulazione contemplata, negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi, quelli che verranno. Quindi regolamenti da subito e per il futuro, neppure prossimo. Si potrà scegliere. La riforma del sistema nazionale di istruzione si è solo avviata dunque con la legge 107 del 2015 e sarà in realtà definita e precisata nei prossimi anni dal governo, organo messo in condizioni di alternare norme primarie, decreti legislativi o secondarie, in questo caso regolamenti generali o ministeriali, con sostanziale neutralizzazione a livello costituzionale dell'intervento legislativo regionale e sostanziale emarginazione di quel che sarà restato degli organi parlamentari. A questo riguardo è utile ricordare che la Camera dei Deputati, l'unico organo parlamentare destinato a mantenere un rapporto fiduciario con l'esecutivo, secondo il noto disegno di revisione costituzionale, sarà eletta, a meno che non sopraggiungeranno eventi esterni, dal referendum abrogativo ad annullamenti disposti dal giudice costituzionale, con meccanismi premiali che di fatto consentiranno alla forza politica maggioritaria e direi al suo leader di disporre di una docile e ampia maggioranza di deputati. In verità, dagli anni 90 si è affermata l'idea che il benefico recupero dell'efficienza dell'attività svolta dall'organizzazione pubblica, a partire da quella dello Stato, debba necessariamente comportare uno sfoltimento di organi coinvolti nella decisione e comunque un ridimensionamento delle deliberazioni da assumere nella sede collegiale, dovendosi piuttosto privilegiare la capacità decisionale di un leader, dotato di poteri suoi propri, magari con intorno uno staff, leader responsabile dell'organo di cui è posto a capo, leader, quando si tratti di enti politici, direttamente individuato dal corpo elettorale, che sarebbe così investito, il leader, dal basso, della piena legittimazione a governare senza troppi condizionamenti. Si pensi all'elezione diretta degli organi monocratici dei governi locali e regionali e alla stessa riduzione delle competenze delle assemblee consiliari, il più delle volte coinvolte nella decisione solo per assentire o dissentire un sì o un no rispetto alle scelte determinate dal sindaco o dal presidente della giunta regionale. Non è questa l'occasione per analizzare le caratteristiche di questi di nuovi modelli di democrazia variamente denominati, che avrebbero preso il posto, quantomeno in sede di elaborazione dottrinale, di quelli più tradizionalmente sperimentati e tuttavia legati, si dice con scherno, a logiche novecentesche, frutto di ideologie e categorie
oramai superate. Modelli che si potrebbero dire preoccupati di realizzare forme di leaderismo efficientista, che tuttavia sarebbe bene che si affermassero proprio nel nostro paese e di cui mi pare intrisa, per quel che direttamente ci riguarda, la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione, nell'attesa che quei modelli possano consolidarsi e dunque espandersi anche ad altre forme più sofisticate di organizzazione pubblica. Si pensi in fondo alla riforma costituzionale, alla strada consapevolmente intrapresa del superamento del bicameralismo perfetto senza l'elettività diretta del Senato, la soppressione del CNEL, delle province, l'accentramento della funzione legislativa nelle mani dello Stato, la sostanziale individuazione del Premier attraverso meccanismi elettorali di impostazione maggioritaria, con eventuale ballottaggio nazionale tra le due liste più votate, ove nessuno raggiunga il 40% dei voti. Restando alla legge numero 107 del 2005, il modello leaderistico è trapiantato con successo, in questo caso dall'alto, senza alcuna legittimazione dal basso, nella rimodellata figura del dirigente, sia quello preposto all'ufficio scolastico regionale, sia quello della singola istituzione scolastica. Leggendo le norme che contemplano le competenze affidate ai dirigenti, sostanzialmente in esclusiva, appare del tutto oscurata la presenza degli altri organi collegiali, a partire dal collegio dei docenti, è ridotta a poca cosa il coinvolgimento di altre componenti, a partire dai genitori, sino ad arrivare a chi lavora nella scuola con altri delicati compiti di supporto tecnico-amministrativo. È il dirigente regionale che negli ambiti territoriali, individuati su indicazione del ministro, ripartisce l'organico della cosiddetta autonomia, commi 66 e 67. È il dirigente che conferisce, a partire dalla proposta, l'incarico ai docenti di ruolo, anche utilizzando docenti in classi di concorso diverse per le quali sono stati abilitati, sulla base di apprezzamenti che scontano, a mio parere, un notevole tasso di discrezionalità. È sempre il dirigente ad individuare sino al 10% dei docenti per essere supportato in attività organizzative e didattiche, una sorta di cerchio magico offertogli dal legislatore, commi 79, 80, 81 e 82. Del resto, quando si scrive espressamente, comma 4, a proposito dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica, che il piano triennale è sia approvato dal Consiglio d'Istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti, ma solo sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, è evidente, collegando sistematicamente questa disposizione con le altre prima richiamate, che siamo abbondantemente dentro il modello di leaderismo cui prima alludevo e che certo si spera possa essere responsabile, ma che echeggia, seppure in altro contesto, il tramonto inesorabile degli organi assembleari dei vari livelli di governo, incluso lo Stato centrale. In sostanza, il modello di organizzazione del sistema nazionale di istruzione, introdotto su forte impulso governativo dal passivo legislatore, incurante di critiche serrate provenienti da buona parte del variegato mondo della cultura italiana, si allontana in modo del tutto consapevole da logiche di diverso segno che solo qualche anno fa avevano promosso una scuola pubblica intesa come una comunità in grado di governarsi da sola, pienamente inserita nel contesto territoriale di riferimento, per produrre ed esportare sapere. Una scuola realmente aperta e innovativa, senza padroni cui ubbidire e padrini da ringraziare. Se non si riuscirà ad arrestare in qualche modo questa inclinazione ideologica pericolosamente e spesso falsamente efficientista, non vorrei dire autoritaria, ma certo poco partecipata nella gestione di istituzioni scolastiche, è facile immaginare un progressivo rinsecchimento della originaria vena democratica che dovrebbe in modo continuativo nutrire il diritto di ciascuno ad avere una scuola pubblica colta, dialettica, laica, non opulenta, ma autonomamente finanziata dallo Stato,
orgogliosamente popolare ed interclassista, all'altezza della tensione morale e culturale dei nostri padri costituenti e delle loro aspettative che meriterebbero di essere non tradite e neppure svendute per quattro soldi. Grazie. Buongiorno a tutti. Io intervengo perché sento di stare in una posizione privilegiata dal fatto di avere da tutta Italia informazioni che arrivano da tutte le scuole, arrivano dai docenti, dai genitori e dagli studenti. Io penso anche voi siete nella posizione privilegiata di avere le informazioni dalle classi, così come il sindacato è in posizione privilegiata di avere informazioni, un quadro generale. Ebbene, da questo quadro emerge che c'è un attacco forte che arriva da società esterne, multinazionali, che man mano stanno aggredendo la scuola sostituendosi allo Stato. Ormai sono settimane che noi interroghiamo il ministro su tanti episodi. Abbiamo iniziato con McDonald's che fornisce gli strumenti didattici a una scuola facendo raccogliere bollini ai bambini e poi le maestre raccolgono questi bollini quando fanno l'appello in classe e poi tutte le maestre si riuniscono e raccolgono i bollini e le portano al dirigente per comprare un po' di materiale a scuola. Sta succedendo con Conad, Esselunga, sta succedendo con la COP, è successo con Microsoft che fa la formazione agli insegnanti sull'informatica e succede con Samsung che dà il proprio materiale all'interno delle scuole. Oggi l'ultimo intervento, Silvia ha fatto un'interrogazione sulla LIND, dove adesso i bambini dovranno riempirsi di cioccolata per comprare dei coniglietti di cioccolata per comprare materiale. Allora, a me tutto questo io lo racconto in tutti i posti che vado, perché non ne hanno contezza tutte le persone, tutte le scuole, perché magari in una scuola accade, in un'altra no, e ognuno guarda nel proprio ampio di intervento, ampio tiraggio di intervento. Ma questa è la cosa che a me preoccupa di più, e preoccupa perché diciamo la scuola al 95% è ancora in mano allo Stato. Al 95% forse è rimasto uno degli ultimi servizi pubblici ancora così in mano allo Stato. Allora io penso che da 4-5 anni si è iniziato un percorso in questo paese a partire dal referendum per l'acqua, dove si è iniziato a capire che si arrivava al limite della privatizzazione, che dopo quello non c'era più niente, cioè dopo la scuola, dopo l'acqua non c'è più niente da proteggere, e quindi si è cominciato a costruire un recinto intorno a dei beni essenziali. Si parte dalla difesa per poi ampliare questo recinto. Io credo che sia anche questo un passaggio fondamentale di questa legge. L'attacco continua, perché ieri in commissione ambiente stiamo contrastando una legge del Partito Democratico che non risponde alla volontà popolare, e qui torniamo al tema della democrazia, di 28 milioni di italiani che si sono espressi e hanno detto non si fa profitti con l'acqua, perché hanno tolto la remunerazione del capitale dall'interno della bolletta. Ora, Matteo Renzi, quando è andato a votare nel 2011, ha espresso 3 sì e un no. Il no è stato espresso sulla remunerazione del capitale. Secondo lui il capitale va remunerato quando si vende l'acqua. Questo è l'unico, è un sistema per far lavorare i privati con la gestione dell'acqua, perché se ci lavora il pubblico non c'è bisogno di remunerazione, basta chiudere il bilancio in pari. Se ci lavora il privato c'è bisogno di remunerazione. E guardate, questo esprime tutto il problema del concetto democratico di questo paese.
perché il no di Matteo Renzi vale più di 28 milioni di sì di cittadini italiani. Allora questo è quello che dobbiamo capovolgere in questo paese, e noi dobbiamo fare affidamento sulla scuola, perché il problema che è stato sollevato all'interno stamattina è il problema di una volontà politica di diffondere ignoranza, di ammazzare la cultura, ammazzare l'istruzione. Allora ci deve essere anche un riscatto di orgoglio da parte di persone che penso, io sono un docente prestato un poco pro alla politica, e penso che avevamo tutti quanti in mente, quando abbiamo iniziato questo percorso, di voler fare qualcosa di utile per la cultura, per l'istruzione, per i nostri territori. E quindi adesso siamo, per forza di causa, chiamati a un impegno più forte, più alto del nostro ruolo da semplici insegnanti. E questo impegno ce lo dobbiamo prendere tutti e tutto, perché non se lo prenderà nessun altro al posto nostro.